Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci qui con un nuovo episodio della serie dedicata a Planet Zoo. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto di dover fare la quarta missione della carriera, e che sarà a tema parco zoologico Foglia d'Acero. Allora, io non so se in realtà il gioco ci continui a dare una proposta in stile tutorial, però comunque ragazzi, noi ci buttiamo subito a capofitto. E va bene, insomma, se volete dare una letta alla storiella, io l'ho già letta. Adesso facciamo inizio nuovo, ragazzi, difficoltà medio, si parte. Pronti, eccoci qui. Ma stavolta mi sa che il parco non c'è, o almeno lo dovremo creare da zero? Dopo l'ottimo lavoro che hai fatto in Cina, ho una notizia buona e una ancora migliore. Sentiamo. La buona notizia è che ti promuovo ad apprendista responsabile dello zoo. Quella ancora migliore è che potrai costruire uno zoo da zero. Ah, ok, perfetto. Stavolta dovrai cavartela con le tue forze. Non ci sarà Nancy ad aiutarti, anche se ti auguro buona fortuna. Quindi in realtà era una notizia buona, una migliore e una un filo peggiore. Ok. A ogni modo, ora hai la possibilità per metterti davvero alla prova. Bellissimo. In questo nuovo zoo voglio vedere tante specie diverse in altrettanti habitat e mostre, ma soprattutto tanti visitatori. Poi vorrei che mantenessi i tuoi dipendenti sempre felici, e ovviamente lo stesso vale per gli animali. Poi vediamo. Ah sì, prova a farci guadagnare bene all'inizio, così potremo continuare il nostro importantissimo lavoro. Se ci riesci, dovresti tirare avanti per un bel po'. Ci sentiamo più tardi, buona fortuna. Ok, allora mettiamo subito in pausa. Perfetto. E signori, allora, abbiamo il completo arbitrio di quello che sarà il futuro zoo, e siccome siamo in Canada e come vedete tutto a tema molto montuoso, io cercherei di costruire lo zoo un po' ricalcando appunto questo tema, questa idea. Comunque diamo un attimo una carrellata di quello che intanto abbiamo già, perché ho visto che ci sono intanto qua dei servizi. Quindi abbiamo una clinica veterinaria che ci può stare, dove possiamo mettere gli animali in quarantena. Ah no, ok, qua è dove gli animali proprio vengono curati, quindi non è una zona di quarantena. Capienza solo un animale, ok, quindi se ne può fare solo una alla volta. Poi abbiamo, questo qua chi è? Centro di scambio. Ok, qua è dove possiamo andare, cioè è la possibilità che ci dà di scambiare gli animali. Ok, come vedete, funge da ingresso allo zoo per gli animali. Ok, perfetto. Poi abbiamo un caffè, che è la stanza dello staff, ci sta, ha una capienza di 4. Qui quanti animali possiamo andare a tenere? Capienza centro di scambio 50, ci può stare. Qui abbiamo... Fermi, ok. Ah, ecco, abbiamo l'area di quarantena fino a 8 animali, bene. E poi abbiamo un capanno del custode. Benissimo. Allora, la domanda che ho però adesso è questa. Abbiamo già dello staff? Fatemi vedere, staff. Abbiamo soltanto uno spazzino. Quindi ci mancano fondamentalmente il veterinario, ci manca il meccanico, ci mancano tutti praticamente. C'è un inserviente, manca un custode, un meccanico... L'ha detto la sicurezza, il venditore, il veterinario e l'educatore. Ok. Comunque, poco male. Allora, calma. Partiamo da qua. Officina, ti serve un'officina e un centro di ricerca. Ci sta. Quanti soldi abbiamo? Perché ovviamente li dovremo anche andare a gestire da questo momento in poi. 79.000, ne abbiamo parecchi. Allora... Fatemi pensare come potremmo strutturare, perché qua hanno creato tutta la iguola anche, quindi sarebbe un po' un casino. Allora, bello qua. Qui ci possiamo fare sicuramente un habitat per animali eventualmente acquatici, che ci potrebbe venire della bella roba, se pensiamo un po' come sfruttarlo. E allora, beh, il meccanico banalmente lo potremmo andare a mettere qui. Mancano sia il meccanico che il centro di ricerca, quindi proviamo a vedere. Intanto costruiamo questi due. Allora, strutture per lo staff, centro di ricerca.
andiamo dritti per dritti come abbiamo fatto l'altra volta e sti cavoli. Quindi a questo punto costruiamo intanto il centro di ricerca. Mettiamolo un po' indietro in questo modo, senza andare a rovinare le aiuole. Ok. Poi, sentiero, ovviamente cerchiamo di riprendere questo. Che credo sia, fatemi vedere se è lo stesso colore. No, mi sa che è più questo. Sì. Quindi facciamo così. E gli dobbiamo mettere anche l'officina, giusto? Struttura. Officina. Così. Anche qui gli facciamo il sentierino. Ok. Per gli addetti dello staff. Ok, quindi abbiamo risolto i due avvisi che ci mancavano, sia l'officina che il centro di ricerca. A questo punto diamo un attimo l'occhiata agli obiettivi. Allora, ospita almeno 3 habitat diversi all'interno dello zoo. Ospita almeno 175 visitatori all'interno dello zoo. Gli animali con un'attrattiva maggiore portano più visitatori. E ci sta. Allora, giunti a questo punto, pensiamo a come distribuire un po' il parco. Allora, fatemi vedere gli spazi che abbiamo. Qui ci sta tranquillamente un habitat. Qua c'è comunque dell'acqua. Qui c'è dell'acqua e ci stanno una marea di habitat. Quindi lo possiamo sviluppare su più livelli. Qua ci sta un altro habitat, così come anche qui. Qui ci potrebbe stare un habitat acquatico, così come anche questa grotta sarebbe figo, però forse è un po' troppo piccolo come spazio. Quindi guardiamo subito nello scambio animali che animali possiamo andare ad ospitare. Ovviamente se possiamo prendiamo maschio e femmina, insomma. Allora, questo qua ha un ottimo livello di attrattiva. Ci costa dei punti ecologia, com'è che si chiamavano? Punti salvaguardia per poterlo acquistare. Allora, io questa le tartarughe le facciamo sicuramente, quindi adottiamo una tartaruga maschio e poi prendiamo questa femmina, adotta, va bene, e poi magari longevità, fertilità non è messa benissimo. Questo maschietto sarebbe messo molto meglio. Ah, però c'è anche questa femminuccia. Dimensioni. Vabbè, adottiamo questa. Ok. E abbiamo una specie d'animale. Poi signori avremo i pavoni. I pavoni. Perché l'orso costa parecchio, come potete vedere, però i soldi li abbiamo. Siamo in Canada, non possiamo non mettere gli orsi, No, mettiamo gli orsi. Allora, partiamo con l'orso nero, che è particolarmente bello. Allora, vediamo quelli che hanno più attrattiva. Non c'è nessuno che eccella. Allora, prendiamo il maschio, ovviamente. Mi sa che è l'unico, no, c'è anche questo. Prendiamo questo maschio. Fertilità bassa, immunità bassa. No, è meglio questo qua. Allora, via, adottiamo lui. Poi, vediamo le femminucce, forse questa. Beh, madonna, l'immunità a zero, no? Questa qua si ammala subito. Vabbè, magari questa. Longevità, vabbè, prendiamo anche lei. E poi passiamo ai grizzly. Vediamo come siamo messi. Oh, ce n'è uno con un alto livello di attrattiva, che è un bel mascolo. Ok, pigliamo lui. E pigliamo le relative femminucce. Lei sicuramente. E poi questa, che è semplicemente un po' piccolina, ma ci può stare. Ok, abbiamo 3 specie d'animale, quindi adesso non ci rimane che creare i relativi habitat. Quindi ragazzi, come sempre, io vi lascio lo stacchetto musicale e velocizziamo il tutto. Che dite?
signori, allora, scusate se magari ci ho messo parecchio, ma come vedete ho fatto veramente tanta roba. E allora, poi qua dovremmo rivedere un attimo il layout perché come vedete purtroppo le tartarughe non amavano più di tanto gli alberi che gli avevamo messo, quindi dovremmo cercare di trovare un equilibrio per le nostre tartarughe di Aldabara. Scusate. Come vedete, comunque abbiamo le due femminucce, che sono queste due, e il maschietto, in modo da preservare anche la loro riproduzione. Ne abbiamo messo tutto l'occorrente, sia per quanto riguarda il bere, il mangiare, i giochi e quant'altro, per cui come vedete il loro stato di benessere è praticamente massimizzato, abbiamo ben 95% di benessere. Abbiamo arredato, diciamo, tutta la recinzione esterna con scritto non dare da mangiare agli animali e insomma i cestini per le donazioni, gli altoparlanti, e poi questo qua non mi ha preso l'informativa, no, sta semplicemente buggando lo schermo. E abbiamo disposto qualche panchina, ci sono le luci e ovviamente l'habitat delle tartarughe non può essere a tema montano, quindi l'abbiamo fatto a tema tropicale, altrimenti tutto quello che è all'esterno, come vedete, tipo la, diciamo, stanza del custode e anche per quanto riguarda il deposito, il capanno del custode, tutto quanto a tema montano. Ho dovuto sistemare qua un altro generatore per poter alimentare quest'area e questa parte di area ricreativa. Ho fatto appunto un'area ricreativa con souvenir, bevande e cibarie.info con diciamo la possibilità di potersi mettere seduti e dietro le abbiamo messo anche i bagni. E ho inserito appunto la casupola per il meccanico, il centro di ricerca. E come vedete inizia ad arrivare il primo gruppo di persone. Anche se non capisco come mai si crei questa massa, fatemi vedere. Ok, signori, scusate, ho dovuto sistemare un attimo le recinzioni, ma qua come vedete si è creato un po' un bordello, però insomma, la gestione dei sentieri non è propriamente così semplice, quindi vabbè, prossima volta magari li creiamo ex novo noi. E comunque, come dicevo, a questo punto abbiamo organizzato un minimo il parco. Nel prossimo episodio andremo a fare il recinto anche per i nostri orsacchiotti che comunque abbiamo già acquistato e sono semplicemente in attesa di poter essere disposti. Come vedete, comunque, le nostre tartarughe, ripeto, stanno in perfetta salute. E guardiamo un attimo l'obiettivo, com'è che siamo messi? Come vedete, abbiamo 75 ospiti che comunque, secondo me, piano piano saranno destinati ad aumentare. E di conseguenza abbiamo ancora da poter inserire due specie animale perché dobbiamo fare tre habitat e ne abbiamo fatto solamente uno. Va bene, ragazzi, allora per questo episodio un po' alternativo su Planet Zoo è tutto. Fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre. Vi chiedo di lasciare un like, condividere il mio video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E mi raccomando, ragazzi, un saluto a tutti da Cree4Game. Ciao!